Buongiorno Andrea, come va? Ciao, stai tutto bene? Tutto bene, sei carico per quest'anno? Siamo belli carichi, siamo belli felici di vedere tanta gente che ha voglia di correre, perché sto Covid ci ha veramente rotto le scatole, quindi siamo contenti di riuscire a farla. Dopo l'esperienza 2020 sei di nuovo on the road. 2019. Sì, siamo partiti. Quest'anno l'organizzazione è stata leggermente più compressa perché nei mesi di lockdown ovviamente eravamo fiduciosi, ma non sapevamo bene se si sarebbe fatto o meno, e quindi abbiamo rallentato un po' la parte di test dei sentieri, di richieste di permessi, e quindi abbiamo dovuto condensare tutto nelle ultime settimane ed è stata decisamente più dura dello scorso anno. Alla fine comunque è davvero bello riessere di nuovo qua in Val Varaita, nonostante tutto col Covid. Cosa prevedi per quest'anno? Spero tanta gente felice, perché ci abbiamo messo veramente del nostro, e il fatto che l'evento sia cresciuto così tanto da raddoppiare gli iscritti rispetto allo scorso anno ci fa felici. Il tempo promette bene, quindi finalmente anche per chi viene da lontano dovrebbe poter vedere il Monviso. Avrete una prova, specialmente quella di Ponte Chianale, che ci siete veramente veramente attaccati, e se fa bello è spettacolare, perché vedrete la parete ovest del Monviso, che è la più imponente ed è tanta roba. Se tu dovessi spiegare a una persona che non è mai stato in Val Varaita, o quantomeno non ha mai partecipato alla Trans Varaita, che parole utilizzeresti? Allora, secondo me la cosa più importante da sapere della Trans Varaita è che è sì una gara, ma in realtà la gara è una scusa, è una festa di 4 giorni dove uno viene per divertirsi, scoprire sentieri nuovi, guidare a vista, bere tanta birra e conoscere tanta gente. E veramente divertirsi allo stato puro. Poi il cronometro può importartene fino a un certo punto. Ma proprio invece a livello tecnico, cioè dislivelli, cioè come viene gestita? Un rider che è abituato a fare le gare di enduro, quindi una giornata di prove, una giornata di gare, 1500 di dislivello e 4 speciali. Qual è la differenza da una gara di enduro tradizionale a una gara a tappe alla cieca poi? Perfetto, hai detto bene. Già questa è una differenza, nel senso non si può provare, si traccia la sera prima, quindi chiunque può passare in vallata non sa dove sono le prove speciali. Adesso stanno tracciando quella di domani, ieri sera hanno tracciato quella di oggi. Rispetto a una gara di enduro tradizionale, probabilmente per 2 tappe su 4 è un po' meno dura, però il fatto di avere 4 tappe, una di seguito all'altra, avere 2 tappe comunque da 1.000, una da 1.600, una da 1.400, di dislivello è tanta roba. In più quella da 1.600 sono 3.100 in discesa, e quella da 1.500 sono sui 2.000 anche in discesa, quindi dovrebbero essere 5.000 metri in salita e 7.000 in discesa. Quindi chi pensa a 4 giorni di enduro dice: cavolo, è una gara per professionisti, devi essere super mega allenato e sopportare 4 giorni di gara. Dal tuo punto di vista, cioè io posso dire che meno male in bici ci esco regolarmente, l'allenamento meno male ce l'ho, però quindi per me non è una cosa così complicata sostenere 4 giorni di gara. Però per una persona che effettivamente magari si allena 1-2 volte a settimana, secondo te può partecipare? Non può, cioè, volevo chiedere un tuo feedback. È molto fattibile, nel senso noi l'abbiamo fatta per andare incontro un po' alle esigenze di tutti, sia il rider più allenato che il rider un po' meno allenato, come dicevi tu, magari non esce tutti i giorni o 2 volte a settimana. Dipende dal ritmo a cui la prendi. Per noi è anche una vacanza, non è, appunto, come dicevo prima, è una la gara una scusa, quindi se tu ti prendi le salite a un ritmo blando e in discesa non sempre spegni a tutta, probabilmente la finisci tranquillamente. E ci sono tanti rider che la fanno con questo spirito, quindi... Quindi tu dici, comunque è fattibile anche per coloro che non sono troppo allenati. E a livello di tempi, cioè, rispetto per esempio a una gara di super enduro, per usare un circuito che bene o male tutti in Italia conoscono, che sai che bene o male i tempi per chi è allenato non sono tirati, per chi è meno allenato diventano abbastanza qui tirati. Sono, per chi è allenato sono blandi, anche perché poi la particolarità della Trans Varaita è che ha tanto portage, e quindi anche per un atleta allenato ma che non è abituato a fare portage può essere un qualcosa che ti mette in difficoltà. Abbiamo visto anche lo scorso anno, poi si va alti anche a livello di quote, perché quest'anno faremo 2 passaggi a 2800 metri di quota, quindi per chi non è abituato a stare in quota non è così semplice, quindi appunto tutto si fa, però un minimo di preparazione ci vuole, e la cosa importante è il ritmo alla quale uno tende ad affrontare la gara. Passiamo a un lato più
turistico, cioè più cicloturistico e meno agonistico. A livello di località, quali sono le quattro località che si andranno a visitare e scoprire in questa, in questi giorni? Allora, le quattro località saranno Brocciasco, dove siamo adesso, che è uno dei primi paesi della valle, quindi siamo in collina. E poi domani saliremo a Bellino, che in realtà è uno dei paesi più alti della vallata, a 1008 sarà la partenza. Scenderemo di nuovo a Sampeire, che è il cuore della valle, la cittadina più grande della vallata, e poi torneremo a salire a Ponte Chienale, che è l'ultimo paese prima del confine con la Francia, quindi paese dove c'è il Colle dell'Agnello, in tanti conosceranno per il Giro d'Italia, e quest'anno aspettiamo il Giro d'Italia a ottobre sul Colle dell'Agnello. Se qualcuno al termine della gara vuole ritornare in valle per visitare, per raidare nuovamente questi sentieri, trova guide, trova un servizio, trova comunque i sentieri puliti, come funziona? Allora, i sentieri mediamente in alta valle sono molto puliti per il discorso che ci siano sia i pedoni sia i pascoli, quindi mediamente sono puliti in alta valle. Ci sono delle guide che lavorano con il tour operator OM Adventure, che ha seguito la parte di iscrizione anche della Transvaraita, e che hanno delle guide appunto titolate a livello regionale, sono degli accompagnatori cicloturistici, però preparati anche per il mountain bike, che possono portarvi sui sentieri, oppure in modo più informale ci potete tranquillamente contattare, si può tornare sui sentieri. Era già in progetto quest'anno, ma è in progetto anche per un altro anno, di organizzare dei weekend sui sentieri dell'anno prima, per far conoscere anche chi non è potuto venire in valle il territorio e i sentieri. Quindi possiamo dire la famiglia Margaria a tuono anche proprio nel promuovere la regione. La gara è nata per quello che ci rende felici è vedere tutte le persone della valle, chi lavora in valle è felice, sappiamo delle difficoltà di chi lavora in montagna, noi teniamo tantissimo la montagna, è il nostro ambiente principale, e quindi ci teniamo a metterli in luce, e anno dopo anno, più che altro mese dopo mese, perché sono solo 2 anni, quando vedono crescere il numero di biker e il movimento che si genera attorno, stanno rispondendo attivamente, e questo ci rende proprio felici. Il fatto che tantissima gente ci ringrazi, questo non fa che inorgoglierci, quindi siamo proprio felici di questa cosa qua. Effettivamente ho la fortuna di girare parecchio le gare e il clima si respira in questa valle. Anche ieri sera, quando siamo arrivati, siamo andati a mangiare la pizza, era proprio tutti contenti di parlare della Transvaraita, della gente che porta, di questi giovani che arrivano per andare in bicicletta. Giovani si intende tutti coloro sotto gli 80 anni, Ci ringraziano perché dicono portate qualcosa di nuovo in valle, non è il turismo classico, e probabilmente per questo qualcuno all'inizio è stato un po' spaventato, poi quando ha capito che in realtà non mangiamo nessuno, non facciamo da anni e ci teniamo all'ambiente, quindi anche a livello di tracciatura cerchiamo di portare via tutto subito appena finita la gara e di risistemare i sentieri ove saranno danneggiati, e se saranno danneggiati, che in realtà sovente sono sentieri abbandonati che ritiriamo completamente fuori, quindi facciamo anche questo servizio alla valle e ai pedoni, quindi cerchiamo di andare d'accordo con tutti, di farli felici tutti. Andrea, adesso cosa ci aspetta il programma della giornata? Allora, adesso sono le 9:30, alle 11 c'è il briefing, poi si parte per il prologo, dopo il prologo ci sarà direttamente la prima prova speciale, poi un po' di riposo, ci sarà una cena tutti insieme, ovviamente tenendo le distanze, e poi questa sera notturna partenza alle 8:30 del primo rider della notturna, con che sarà sullo stesso tracciato del prologo ma con l'aggiunta di una parte urban. Ok. E per regolizzare un po' il livello, quest'anno abbiamo scelto di far partire per ultimi i rider con i numeri più bassi, perché altrimenti la differenza era troppa, nel senso gli ultimi a partire erano quelli con i numeri più alti e avevano più buio degli altri, invece abbiamo deciso di far partire ancora con un po' di luce i rider con i numeri più alti, e chi ha il numero basso parte quando è buio completo. E domani invece partiranno in numero crescente? Domani in ordine crescente. Parte in ordine crescente e si sale domani per una singola speciale, domani saranno circa 1000 metri di dislivello con 500 metri di portage, quindi metà salita di portage, e una speciale lunga che saranno 7,5 km. Domani la particolarità della speciale è che è sponsorizzata da Authentic, che è un marchio tedesco che ha creduto nell'evento, e per chi vince la speciale di domani c'è in palio uno zaino fatto apposta per le parti di portage, dove si può portare la bici agevolmente sulle spalle. Ricordiamo anche che Authentic ha selezionato tramite sorteggio 2 rider che saranno Francesco Cocciola e Giorgio Cesano,
che avranno in testa questi due zaini per tutta la durata della gara. Bello, molto bella come iniziativa. Hai parlato di rider, c'è qualche nome conosciuto a questa Transferrite? Allora, c'è il vincitore dello scorso anno che è Nicola Bima, c'è il secondo classificato Giorgio Cesano, appunto. Diciamo che i primi dieci dello scorso anno ci sono tutti, Marco Pegoraro che diciamo a livello nazionale è abbastanza conosciuto, ci sono dei giovani promettenti, anche qualche giovane ancora minorenne, c'è un Iari Salmerini che ci dicono molto promettente, non lo conoscevo ancora. E poi Lorenzo Mattio, che tu conosci perché sì, ha fatto secondo alla Trans-Julius nel 2019. E quindi poi ci sarà una ragazza che è Costanza Fasolis, che è una ragazza elite che corre per il team Giant Polymedical, e però sarà fuori gara, però sarà parte dell'evento. Sarà parte dell'evento. Sì. Ho visto e sentito più che altro tanti rider parlare in straniero, cioè in straniero, parlare avremo in una lingua... Avremo sei nazionalità diverse, Svizzera, Austria, Belgio... E altre nazionalità che in questo momento non mi vengono, Germania. E siamo un po' dispiaciuti che il discorso della quarantena abbia bloccato, avevamo due rider anche inglesi, ma avrebbero dovuto scontare la quarantena quando sì, tornavano certo in casa, quindi... C'è da dire che è un anno molto particolare per tutte le gare, US compresa, sarà più un European, sì, cioè nel senso, già in Europa si fa fatica a spostarci. Siamo molto molto felici appunto dell'obiettivo che finora abbiamo raggiunto, quindi di avere così tanti rider che... Parlare di 60, di tanti con 60 rider sembra un'assurdità, però in realtà per eventi di questo genere sono tanti. Se ricordiamo anche solo la Transnomada, 60 come numero massimo, noi siamo 61 già, da solo oggi, quindi ottimo, siamo molto molto felici. Andrea, io ti ringrazio per il buon caffè. Grazie a te. Sì, andiamo, io vado a prepararmi per la gara, te andrai a preparare per l'organizzazione. Perfetto. Ciao a tutti. Ciao.